Ciao. Si puzza, si puzza. Siamo qui riuniti per partire, vuoi dire qualcosa? Già pronti? Grande. Ci sono a Pronti? 2 gradi. Pronti a morire. Ecco Stewie alle prese col suo zaino di 14 Cercando di richiuderlo. Ma porca troia, sai che forse ho sbagliato? Non va? No, no, va qua, va qua. Che non si aggancia sta merda. La barretta dello zaino non si è schiacciata per niente. Porca puttana, mi sta facendo venire il Cristo, sto coso. Magari devi allungarlo, ecco. L'ho allungato, già allungato, ma non. Potevi metterci ancora, non so, un panino pomodoro, mozzarella, salame e prosciutto, già che c'eri. Pensa che l'anno scorso avevo anche lo zbibbo. Facciamo vedere il punto critico. Paura C'è, che. c'è, c'è. Cioè, ma vedi, prima ce l'avevo legato qua. Perché sennò, paura che poi non esci mica più. No. Ci pensiamo quando è il momento di farlo uscire. Adesso noi andiamo su di là, tagliamo là. E poi andiamo là dietro. Minchia. Notare quello che si mangia all'asino del presepe, è buono. Lo zaino solito che ti guarda dentro non è una La bici dell'anteguerra. non è neanche lavata per venire Ovviamente il sale. no. La bici del principesco. Aspetta che questo mi asfalta la mano. Ci aspettano ancora qualcosa come un 110 km arrivare. 109. Aspetta che ne parliamo in due del coso. Quanto manca? 109 km. Ciao, buon punto. Ne abbiamo fatti 10 e mangiamo già. Sì. Siamo a posto, anche perché noi siamo partiti da là sotto, là in mezzo alle due montagne e via. E c'è uno che se la fa di corsa, quindi. Questo ha 2 palle enormi. Siamo in punta. Un pezzo l'abbiamo fatto, sono 2 ore. Siamo belli sudati. Minchia, siamo a 2144 metri. Là sta arrivando quello che stava spingendo prima. C'è un tizio che non vedremo di sicuro da qui. No. Ah, è là dietro tra il Pancani e E la Cabanera Cabanera. che sta spingendo. Prima eravamo là sotto i fortini, là dal par, e poi siamo scesi giù e là sotto, maialissimo, c'è Limone. Sì, Là si vede ancora ottimo. Limoneto 1400. E poi adesso In 2 ore. ci aspetta tutto questo delirio fin più o meno là dietro, che c'è il mare, ma lì ne parliamo poi almeno tra 4-5 ore di Se siamo pedalata. ancora vivi. Due macchine abbiamo già incontrate. Sì, bisogna fare un po' di attenzione. Moto, adesso. Ma scendete giù Limone? Automaticamente No, penso che. Facciamo il Casterrino e saliamo sulla Briga. Ah, ok. Invece noi andiamo a Meritaggia. Ah, allora sì. Sì. Boh, che dici? Limone, l'ultima volta. E adesso Francia. Notare Stewie mangia di nuovo, perché lui dice che bisogna integrare liquidi e cibo, quindi poi non vuole perdere peso, quindi mangia. Anche pipì, barretta, Questo paesaggio bello, un po' di foschia. pezzo di panorama paura. Dai, Stewie, descrivici il panorama e dove siamo, dai. Siamo quasi al rifugio Don Barbera, siamo tra Limone e Don Barbera, abbiamo passato il colle di Tenda, Sì, ma a questo dovremmo punto. essere in Francia, Sì, in teoria. qua siamo in Francia. Ma a Siamo in questo punto Francia. qua si chiamerà in qualche modo? Qualche posto francese, Avrà sarà sicuramente un nome francese anche. Valais di che cosa. E siamo pronti a ripartire per andare a fare pappa, visto che io ho fame. Quindi prossima pausa Don Barbera, che in teoria pensavamo arrivasse già adesso. Passano anche le macchine, speriamo non ci pesta la bici, filmiamola così se per caso c'è la pesta abbiamo la targa. No, Sono ma no, gira, gira. fuori. Sì.
fuori, ma non così tanto. Ah, buon. Comunque, con un Q5 da 70.000 euro si può anche venire qua, se siete così storditi. La strada l'hanno messa a posto, quindi non abbiamo più forato. Paccio, per te! Stavolta non foreresti più in questo punto. L'abbiamo passato il punto dove hai bucato, quindi siamo a posto. L'hanno messa a posto, che è un bijou. Puoi tornarci. Puoi venire anche con le Schwalb. C'era ancora neve 15 giorni fa, la pensa. Ah sì, è andata via lì 15 giorni fa a fare la gardetta, c'era ancora tutta neve. No, beh, ha fatto una settimana a 40 gradi, ci mancherebbe. Sa, cosa facciamo noi? Siamo al Don Barbera. Ci siamo rifocillati. Sì. E adesso ripartiamo. Vediamo un po' dove cazzo arriviamo. Ah, ma arrivate già alle 6 siete. Birretta, panino, cicchetta e possiamo andare. Alle 6 siete giù, alle 6. No, prima. 6 siete. Segna, non so l'altitudine là sotto è Monesi 40 48 e 26 48 e 26 chilometri. Monesi per Ale guarda la tua Monesi. Ale Monesi. Là sotto Monesi, quella tanto decantata da Dan. Adesso sì. Noi maialissimi andiamo là e poi scolliniamo là nel come cazzo si chiama, vabbè, sul colle di Monesi, sul colle di quella minchia, e poi da lì è tutta quasi discesa. Dove l'anno scorso ho spaccato il copertone. Quindi speriamo di non replicare. Si è ripreso. Siamo a quota 1840 metri. Sì. E sono 47 km, 48 km. 48 km. Ci hanno già sparati 2200 calorie, però l'abbiamo reintegrate con una birra e un cazzo di panino. Quindi e siamo a posto. Adesso ci stanno mangiando le mosche. Non so se vedete quante ne ha sulla testa lui. A lui. E quindi anche siamo, tua, comunque. Siamo a posto. Vuol dire che puzziamo il giusto. Bene, bene. Tenerosi. Vai. Eccoci qua, lo riconoscete il posto? Faccio una panoramica, allora, noi arriviamo di là, poi sì. Là c'è una salita dove c'era un signore che non voleva scendere, no? E qui... voleva abbandonare gli altri. Qui... e qua c'era della gente che cristonava per cambiare delle ruote. E tra l'altro adesso vi faccio vedere una cosa così godrete come i ricci. Ah, notare, questa per il momento non ho ancora bucato. Questa qua, bici da milioni di euro, guardate lì che bella schiumetta che sta facendo. Però almeno si è riparata, dai. Voilà. Io ve lo dico poi se si è riparata. Se non lo vedete più, chiamate chi l'ha visto e poi qua, più o meno a 1600 metri in mezzo al nulla. No, è già riparata, Dopo gli diamo un po' d'aria e via. Sì, sì, dopo gli diamo un po' d'aria, che fino adesso la sta facendo da qualche altra parte, sì. L'aria. Porco di... no, non si può dire. Cazzo, sei rosso in faccia però. Sono in paese anch'io. Sì, sì, sei abbronzatissimo, perché poi sei pieno di terra, polvere. Sì, sarà più sporco che abbronzatura. Allora, visto che io sono un coglione deficiente, alle basse di Samson, e visto che lui è un drago che va in bici come i pazzi, ho detto andiamo ancora all'Avena. Bravo coglione, altri 300 metri di salita e 6 km. Comunque... all'Avena è quella costruzione che si vede là. Adesso col tetto, ci... vicino a quella col tetto rosso. Quella col tetto rosso. Adesso dobbiamo spararci questa bella discesa, per fortuna, che però è una sassaiola di quelle stratosferiche, quindi non... ammazza braccia. C'è già le braccia e le gambe che stanno dicendo ma sei scemo, vai a casa a dormire. E quindi noi così. Siamo arrivati da... noi siamo arrivati da quel taglio che c'è là sopra. Sì, là sopra. In teoria, per qua dietro, qua sopra, dovrebbe esserci il rifugio Monterey, ma non si vede. Lo vedremo poi quando arriviamo all'Avena. Sì, l'Avena lo vediamo. Cioè, tra 16 ore, perché no. Penso che la spingo, la mia povera biga. No, tu pensa al paninazzo che ci aspetta e all'acqua e menta. Io sono indeciso. La birrazza. Tra
coricarmi dentro una vasca piena d'acqua, coricarmi una vasca piena d'acqua o morire in una vasca piena d'acqua. Io faccio anche la vasca piena di birra che non mi spiccherebbe. Malissimo. Siamo arrivati al Colle della Melosa, e precisamente al rifugio dell'Avena, che è questo. All'Avena. Dove si può anche dormire. Dormito l'anno scorso. Abbiamo dormito l'anno scorso, che qualcuno è caduto dal letto castello, vi ha riso penso infinite oltre. Quello là è il rifugio Monterey, e noi eravamo lì sotto, cos'è, 10 minuti fa? All'altro video. Nell'altro video. Nell'altro video. E adesso scendiamo giù su asfalto, da lì ce n'è... Paninazzo e... discesa. E poi basta. Tutta discesa. Poi basta. No, c'è ancora una salita. Fidati. Qua non se lo ricordava. No, lui ci ha detto 50 metri, ma sarà un chilometro. Sto basta. Dunque, mancano 15-18 km. Siamo in un ridente paesino della provincia Ligure. E abbiamo trovato questa fontana fotonica. Ti togli da lì e faccio. Guardate che pressione stratosferica che ha. E stigue le prese con la fontana che lava la bici. Bello, fantastico. Eh? È meglio dell'idro. E tutto questo gratuitamente, gentilmente offerto dal comune di non so dove, provincia di Imperia. Poi gli lascio l'euro, no te? Sì, poi gli lascio l'euro. Boh. Tra l'altro c'è qua davanti una pizzeria che tra un po' esce e ci fucila tutte e due. Comunque, oh, mi ha fatto fare il bagno, mi ha anche bagnato la fotocamera. Ce l'abbiamo fatta, grandissimi, finalmente al mare. La prova. Bici lavate, ovviamente. Bici lavate alla fontana di scrocco per qualche comune. Bici lì, sabbia lì, mare là, quota 2 metri. Quindi... quota 2 metri. E buono, adesso birra. Ci sono anche diversi soggetti che adesso... c'è diversa fauna locale. Tipo sì. Quella là. E poi siamo a posto. Dai. Dai. Ciao, è stato bello. Ciao a tutti, è stato bellissimo. Ciao.